Consigliere Primavera, questa sera siamo andati in giro per la Cireale, abbiamo visto qual è la situazione della spazzatura. Una spazzatura, un servizio di raccolta porta a porta che secondo lei non funziona. Allora sì, è da diverso tempo che purtroppo evidenzio questo problema ad Acireale, che esiste un servizio porta a porta della raccolta rifiuti, però purtroppo non viene effettuato nel giusto modo. Non viene effettuato nel giusto modo per colpa principalmente delle abitudini delle persone, dei cittadini acesi. Vediamo come si nota in certi luoghi come il quartiere Suffragio, come le vie principali di Acireale, come via Curò, via Marchese San Giuliano, cioè in tutto il territorio acese esiste questa diciamo di lasciare la busta di spazzatura la sera prima del giorno stabilito, cioè la mattina devono passare questi operatori a raccogliere la spazzatura come lo fanno, mentre le persone che cosa fanno? Lasciano la busta di spazzatura la sera prima, cioè stando tutta la nottata e tutta la serata fuori per la strada, con il rischio di venire praticamente degli animali, topi e via discorrendo, a far sì che questa spazzatura viene sparsa in tutta le strade. E infatti si evince che le strade ad Acireale sono tutte sporche. Sono tutte sporche la maggior parte perché viene creata questa sporcizia da queste micro discariche che si creano in questo modo. Tra l'altro il problema si incrocia anche col turismo. Quei turisti che girano per il centro di Cireale incontrano loro malgrado delle piccole discariche abusive che, come ha detto lei, non dovrebbero esistere, quantomeno perché, come ha spiegato adesso, i cittadini sarebbero chiamati a depositare le proprie buste non la sera ma la mattina. Ma la mattina stessa, cioè prima verso le 8 credo che è l'orario preciso, che poi sono un'altra cosa ed è giusto evidenziarlo, che c'è un giro alle 8, 8.30 e un altro giro fanno verso le 10.30, quindi c'è il modo di depositare questa spazzatura. È anche vero che in questo periodo di estate, in questo periodo di caldo, questo problema si evidenzia ancora di più, svolgimento a fetore, a puzza, a sporcizia ad aumento di animali come topi, come altri animali che aumentano una volta che hanno questo, che trovano diciamo questo sistema. Lei proporrà, o quantomeno sottolineerà, questo problema all'amministrazione comunale, che sappiamo ha intenzione di predisporre un sistema di videosorveglianza rispetto al quale lei è abbastanza critico. Ci vuole spiegare perché? Cosa proporrà all'amministrazione comunale? Allora sì, e allora intanto devo dire che purtroppo da un anno che sono consigliere comunale, questa sì e no è la terza volta che evidenzio questo problema. L'abbiamo evidenziato non solo io ma anche altri colleghi consiglieri, sia per comunicazione, sia per intervento televisivo e sia pure per sedute consiliari. Fino adesso abbiamo ricevuto e ho ricevuto solo chiacchiere, nel senso che l'amministrazione io la trovo indifferente e la trovo poco incisiva a risolvere questo problema, perché se ne parla un giorno, due giorni, ma poi questo problema viene dimenticato, tipo che non esiste più. Quindi per me è pure una tra virgolette vergogna che un consigliere comunale un problema lo deve presentare, lo deve evidenziare diverse volte nel giro di pochi mesi. È una cosa sbagliata, io stesso me ne vergogno, perché è un problema che esiste, un problema forte, un problema che fa danni al comune, a una città a vocazione turistica, non si deve risolvere prendendo delle decisioni forti che purtroppo l'amministrazione non esegue, non effettua.
Allora, si parla tantissimo di servizio di raccolta differenziata e si parla, devo dire, tantissimo anche di videosorveglianza. Ebbene, io vedo la situazione un po' la vedo differente e ho un'opinione mia di questi due tipi di servizi. La prima è la raccolta differenziata che così facendo, attuandola in questo modo, non decolla mai, in quanto la gente non è abituata ad eseguire questo tipo di servizio giornaliero, e se si secca già a lasciare la busta di spazzatura la mattina accanto all'uscio di casa, figuriamoci se va nei cassonetti a differenziare la bottiglia di vetro, la bottiglia di plastica. Quindi abbiamo tutti una brutta abitudine. Allora cosa si fa in questi casi? Si adottano dei sistemi forti. Qual è il sistema forte che si deve adottare? Questo non lo dico io, ma lo dicono tanti comuni che ci sono in diverse città d'Italia. È quello di toccare le tasche alle persone, cioè a dire di fare le multe. Si deve istituire, formare delle persone che vanno in giro, specialmente di sera, come abbiamo fatto noi, ad andare a stanare queste persone che effettuano questi sbagli, che eseguono questi servizi non esatti a quello che dice l'amministrazione. Quindi facendo delle multe salate periodicamente, non dico tutti i giorni, ma a periodi, una settimana sì e due settimane no, a stanare queste persone che effettuano questi modi abbastanza, a mio parere, molto 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 sbagliati. Quindi, quanto riguarda invece la videosorveglianza, cosa la videosorveglianza è un altro servizio che io boccio, perché la videosorveglianza, a mio modo di vedere la cosa, è adatta solo per sorvegliare un parco, una piazza come Piazza Duomo, diciamo così, un piccolo luogo. Non è adatta, insomma, per... Ma non è adatta, a mio modo di vedere, a un vasto territorio. Al che, sempre, ripeto, bisogna adottare un sistema di fare le multe a chi esegue queste operazioni sbagliate. Si devono toccare le tasche alle persone. Così facendo, le persone, specialmente del territorio recese, sapendo che c'è un controllo che va a toccare le tasche di queste persone, da qui a poco, vedete, ve lo posso assicurare, si abitueranno a eseguire l'ordine che dà l'amministrazione.